Buongiorno e bentornati agli specialisti della disinfestazione. Oggi per la playlist Come è fatto parleremo della conosciutissima Blatta orientalis, che forse voi avrete sentito con il nome di scarafaggio delle fogne. Voglio mostrarvi subito la Blatta orientalis. La Blatta orientalis, come potete vedere, è uno scarafaggio di colore nerastro. In questo caso questi puntini gialli che vedete sono dovuti ad un pochino di muffa che si è formata, visto che la raccolta è stata fatta più di qualche giorno fa, e questo è un esemplare di femmina, come si può notare chiaramente da questa oteca, questo astuccetto che vedete dietro, che è il contenitore delle uova da cui poi si svilupperanno le altre neanidi, quindi le giovani blatte. La blatta allo stadio adulto è maschio alato, che quindi possiede delle piccole ali anche se non è in grado di volare, mentre invece la femmina, che è più grande, massiccia, viene definita brachittera, cioè possiede ali appena abbozzate che però sono assolutamente non funzionali e quindi non consentono all'insetto il volo. Dopo un periodo di circa un mese e mezzo, da questa oteca fuoriescono le neanidi di blatta, che dopo alcune mute diventeranno degli adulti come quello che potete vedere. La metamorfosi di una blatta è definita metamorfosi incompleta, cioè la neanide di blatta, quindi la giovane di blatta, sarà morfologicamente molto simile all'adulto, dalle quali differirà semplicemente per alcune caratteristiche, tra cui le più importanti sono la colorazione e le sue dimensioni. La Blatta orientalis, come tutte le altre blatte, creano grande sgomento e sono considerati insetti ovviamente di interesse sanitario. Questo perché? Perché le blatte hanno una caratteristica molto importante, e cioè quella di lasciare delle deiezioni e anche del materiale salivare sugli alimenti o sulle superfici che toccano, creando ovviamente un importante allarme sanitario in luoghi, per esempio come bar, ristoranti, ma anche abitazioni private, in cui il contatto dell'uomo con questi alimenti contaminati potrebbero rappresentare ovviamente un problema. La Blatta orientalis è solita nidificare in luoghi bui, riparati, che ovviamente le diano una certa protezione. Voglio darvi subito qualche dritta. Considerate che le alte temperature, quindi ovviamente il periodo estivo, rappresenta un indice favorevole allo sviluppo, così appunto, come dicevamo prima, luoghi riparati e bui. Oltre a questo, un fattore da tenere seriamente in considerazione per tutti i tipi di blatta, ma specialmente per la Blatta orientalis, sono le condizioni igieniche. Bisogna mantenere un elevato standard di pulizia, perché i residui proteici che potete lasciare in casa o nel vostro bar o nel vostro ristorante rappresentano una fonte attrattiva e cibo di cui questa blatta per l'appunto si nutre. Andiamo ora alle buone notizie, cioè i metodi di lotta. Esiste un metodo estremamente efficace che consiste nell'utilizzo di un gel alimentare. Questo gel alimentare è appunto un cibo per le blatte. Loro, se lo andranno a prendere, lo porteranno all'interno della colonia sfruttando la socialità di questo tipo di insetto e contribuiranno all'autodistruzione della colonia e quindi del nido, che voi difficilmente riuscirete ad identificare. Questo tipo di metodologia, unito a trappole collanti, rappresentano oggi la migliore soluzione per eliminare definitivamente questo problema. Spero di avervi dato abbastanza informazioni. In ogni caso vi invito a scaricare la guida sulle blatte nell'apposita sezione del blog, e se avete un problema e volete immediatamente risolverlo senza perdere tempo prezioso, vi invito a contattarci all'800 926162, e ricordatevi che gli specialisti della disinfestazione sono sempre al vostro fianco per problemi di insetti infestanti. Alla prossima!